News Inail. In un'Italia divisa in due, dove le disuguaglianze territoriali in ambito occupazionale sono sempre più accentuate, stando ai dati Istat, nel mese di aprile le misure di contenimento e gestione dell'epidemia hanno fermato rispettivamente il 50,1% della forza lavoro del Nord-Est e il 43,3% del Nord-Ovest, dove i livelli di occupazione sono più alti, seguiti dal 41,3% della forza lavoro del centro, dal 41,1% di quella del sud e dal 33,6% di quella delle isole. A rilevarlo è il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla consulenza statistico-attuariale dell'Istituto, che si sofferma in particolare sull'analisi del fenomeno infortunistico in base alle ripartizioni geografiche e alle categorie professionali nel quinquennio 2014-2018. Come emerge dall'ultimo rapporto sul mercato del lavoro realizzato dall'Inail insieme a Istat, INPS, Ministero del Lavoro e ANPAL, se nelle regioni meridionali il numero degli occupati non risulta ancora aver raggiunto i livelli dello scorso decennio, al centro-nord i valori della crisi del 2008 sono stati superati nel 2018. Oltre al numero degli occupati, al sud diminuisce in quantità maggiore la popolazione in età lavorativa, sia perché il numero di stranieri non compensa la riduzione della popolazione, sia a causa del trasferimento al nord o all'estero di molti giovani, per lo più con formazione elevata. Le professioni più qualificate, sia a livello tecnico che professionale, sono presenti soprattutto nelle regioni del centro-nord, così come le professioni di tipo impiegatizio. Nel 2018 gli infortuni sul lavoro denunciati sono stati oltre 645.000 e in 6 casi su 10 sono accaduti nel nord, in particolare il 31,8% nel nord-est e il 29,5% nel nord-ovest, seguiti dal centro e dal mezzogiorno. La distribuzione degli infortuni mostra una sostanziale stabilità nel periodo 2014-2018, in linea con la composizione della popolazione lavorativa assicurata dall'INAIL nelle diverse ripartizioni geografiche. Dei 1.247 eventi mortali denunciati nel 2018, 92 in più rispetto al 2017, la metà si sono verificati nel nord. Più nel dettaglio, il 27,1% dei decessi è avvenuto nel nord-ovest e il 23,4% nel nord-est, mentre il 31% è accaduto nel mezzogiorno e il resto nel centro. La maggiore incidenza dei decessi nel sud rispetto alle denunce di infortunio in complesso configura presumibilmente situazioni di sottodenuncia degli eventi più lievi e presenza di lavoro nero. Analizzando le professioni svolte dagli infortunati, emerge che quella dei commessi delle vendite al minuto, che l'Istat indica come la principale per numero di addetti nel mercato del lavoro italiano, è nelle prime posizioni della graduatoria, in valore assoluto degli infortuni in tutte e 5 le ripartizioni geografiche. In posizioni alte, in particolare nel nord-est e nel nord-ovest, si collocano anche i facchini e gli addetti allo spostamento di merci, mentre al sud e nelle isole, al primo posto ci sono rispettivamente il personale infermieristico e sanitario e i braccianti agricoli. Il nuovo numero di dati INAIL dedica anche un focus ai risultati dell'ultima indagine di Customer Satisfaction, che ogni anno misura il livello di soddisfazione dell'utenza rispetto alle prestazioni e ai servizi erogati dall'Istituto, attraverso un questionario somministrato allo sportello o tramite mail web a un campione di lavoratori e aziende. I questionari compilati nel 2019 sono stati 21.120 e il giudizio medio, su una scala di valori da 1 a 4, è risultato pari a 3,57, in aumento rispetto al 3,51 del 2018.